affiancamento di sostegno. Magistrati e commercialisti affrontino insieme le problematiche della giustizia italiana. I professionisti economici hanno sempre avuto un ruolo importante nell'amministrazione giudiziaria, affiancando i giudici nelle attività di gestione dei beni confiscati alle mafie. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti nel corso del congresso nazionale dell'Unione Commercialisti Italiani guidata da Domenico Posca. In Italia ci sono quasi 6 milioni di giudizi civili pendenti e circa 700.000 contenziosi tributari in essere, per un controvalore di 40 miliardi di euro. I commercialisti chiedono al guardasigilli Andrea Orlando di allargare alla professione il novero di soggetti cui delegare la gestione e la definizione stragiudiziale delle controversie in corso. Il ruolo dei commercialisti è stato sempre molto importante nell'amministrazione giudiziaria, come soggetti che affiancano i giudici, i magistrati nell'amministrazione in vari settori dell'amministrazione giudiziaria per quanto riguarda i beni sequestrati e confiscati alle mafie, ma non solo. Quindi il loro ruolo è fondamentale ed è importante anche che le nuove problematiche che vengono poste sul piano normativo, le soluzioni che si offrono anche per quanto riguarda la gestione e destinazione dei beni confiscati alle mafie, formino oggetto di una comune riflessione per individuare poi le soluzioni migliori. La proposta è molto semplice, vogliamo affiancare la nostra professionalità a quella degli avvocati per risolvere o tentare di risolvere il problema dell'arretrato e dei giudizi pendenti che sono un numero abnorme. Va bene il piano del governo Renzi e del ministro Orlando di delegare a terzi la soluzione per quanto possibile dei giudizi pendenti, noi siamo presenti e da sempre collaboriamo con lo Stato svolgendo funzioni ausiliarie quali gli intermediari telematici fiscali. I commercialisti rivestono grande utilità soprattutto in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati, una funzione molto delicata e complessa anche a causa dell'attuale quadro normativo. Parleremo del ruolo e della responsabilità dell'amministratore giudiziario, un ruolo molto delicato, molto difficile, anche perché il quadro normativo è abbastanza lacunoso. C'è stato il 159, il codice antimafia, che ha presentato notevoli problemi interpretativi e applicativi e quindi il compito diventa ancora più arduo e anche arduo per i giudici delegati o i GIP, i giudici delle indagini preliminari, perché molte volte devono attingere da altri ordinamenti per applicare in via analogica la norma. Sicuramente un ruolo centrale ce l'hanno i dottori commercialisti perché in tema di giustizia occupano un ruolo veramente fondamentale. Oggi si parla addirittura dei sequestri alla mafia, quindi le grandi procedure che i magistrati senza i dottori commercialisti ausiliari delle procedure non potrebbero certamente seguire al meglio, quindi riteniamo che oggi sarà un dibattito veramente importante da seguire proprio per il bene di tutto il Paese e dell'intera collettività che purtroppo è afflitta da questi mali delle organizzazioni mafiose. Il congresso nazionale di Unico si è suddiviso in più tavole rotonde che hanno analizzato il rapporto tra i commercialisti e il settore giudiziario. Nel pomeriggio confronto tra i vertici dei sindacati e gli esponenti della categoria, moderato dal giornalista di Sky TG24 Marco Congiu.